Allora, mi chiamo Mauro Tini, originariamente sono italiano, però abito in Svizzera, a Zurigo. Guarda, ho visto assolutamente tutto quello che mi ero immaginato, quindi tutto quello che avevo sognato prima di arrivare qui alle isole Galapagos, naturalmente lo squalo balena che non ero riuscito a vedere durante le ultime immersioni anche alle Maldive. E quindi l'ho visto subito a Darwin, è stato molto, molto emozionante. E naturalmente i grandissimi banchi di squalo martello, che ho avuto già l'occasione di vedere a Cocos, però qui erano ancora molto molto più impressionanti e grandi, come grandi mandri di bufoli, di bisonti che passano per gli Stati Uniti. Veramente una cosa molto emozionante e molto bella. Poi naturalmente c'era la mola alessandrina, che neanche quella l'avevo mai vista, ma tante altre piccole cose, anche le iguane. Sott'acqua che mangiano, bellissimi paesaggi anche più in profondità, veramente un bellissimo viaggio. Sicuramente aver visto quell'ombra apparire dal nulla, quell'enorme ombra che poi è divenuta quel bellissimo squalo balena, passare lentamente ad averlo praticamente a 1,5 m o 2 m di distanza e ammirare quella maestosa grandezza sott'acqua è stato veramente molto molto impressionante. Ma sicuramente bisogna amare un po' questo mare selvaggio, bisogna apprezzare il fatto di avere in pochissimo tempo, in una sola rotta, una varietà enorme di esperienze che si possono fare. Quindi si parte dagli squali balena, dagli squali martello, poi si arriva alle iguane, ci sono le tartarughe marine. C'è il programma anche sulla terra, di geologia, c'è veramente un putpourri, una cosa incredibile, un condensato anche di scienza che è molto affascinante. E soprattutto averli in una sola settimana, insomma, è una bellissima esperienza. Si sta una settimana in barca e si pensa di aver passato un mese qui, veramente.